Buonasera, buonasera gentili telespettatori, benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione, benvenuti a TG Prima. È sempre più scontro al governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha annunciato in conferenza stampa alla Camera le dimissioni della sua delegazione dal governo. Le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti ed il sottosegretario Ivan Scalfarotto. È molto più difficile lasciare le poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo in una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non quello di nasconderli. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi. Nell'affermare fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica e nel ruolo istituzionale che ricopre, pensiamo che si debbano affrontare tre punti cardine. Adesso il re è nudo, pensiamo a risolvere i problemi. Bisogna pensare di risolvere i problemi non con un tweet e non con un post su Instagram, perché tutto ciò è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie e della democrazia. Lo sbocco della crisi tocca al Presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto, non abbiamo nessuna pregiudizionale né su formule né su nomi. Non ci sono stati contatti con il Presidente del Consiglio, assicura il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Una crisi? Spero di no. Nel pomeriggio, prima delle dimissioni di Italia Viva, lo ha affermato il Premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda dei giornalisti al suo rientro a Palazzo Chigi dopo essere stato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi ho chiesto un colloquio con lui per aggiornarlo del fatto positivo dell'approvazione del recovery. La bozza ci consente di andare avanti in questo progetto. E a proposito della possibilità di una crisi per un eventuale strappo di Renzi, il Premier osserva: «Ho sempre detto che il governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Credo che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un momento in cui ci sono tante sfide da affrontare», ha sottolineato Conte. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva? Spero non si arrivi a questo, sto lavorando ad un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo. Le persone ci chiedono di continuare, assicura il Premier. Io fino all'ultima ora lavorerò per rafforzare la coalizione. L'interesse dei cittadini italiani viene prima di tutto. E questa sera è atteso il Consiglio dei Ministri sul decreto Covid e la proroga sullo stato d'emergenza. E Speranza, il ministro, alla Camera questa mattina ha accennato alle misure del nuovo DPCM, affermando che è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche tra regioni in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. C'è poi intenzione di riaprire i musei in area gialla e l'intenzione inoltre di confermare l'indicazione a poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi, come già avvenuto durante le vacanze di Natale. Questa settimana, ha sottolineato Speranza alla Camera, c'è stato un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia. Aumentano le terapie intensive, l'indice RT e soprattutto focolai sconosciuti. L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva, pertanto il governo ritiene inevitabile prorogare al 31 luglio lo stato di emergenza. Arriveranno venerdì, secondo quanto si apprende, le ordinanze del Ministro della Salute con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, riportato da Speranza nelle comunicazioni alla Camera, 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato, di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso. Oltre alle aree rosse, arancioni e gialle, il governo ha intenzione di prevedere anche una quarta area, l'area bianca, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti ed RT sotto ad 1, fermo restando le misure delle mascherine e del distanziamento. E adesso ancora il Covid. Sono 15.774 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, resi noti oggi nel bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 507 morti, che portano il totale a 80.326 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 175.429 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 2.579, in discesa di 57 rispetto a ieri.
Adesso è il punto della situazione Covid-19 per quanto concerne la regione Campania. Arriva puntuale il bollettino odierno della regione sui positivi nelle ultime 24 ore, divulgato dall'unità di crisi regionale della protezione civile. I positivi del giorno sono 1098, di cui 1017 asintomatici ed 81 sintomatici. I tamponi processati in data odierna sono 14.742. I deceduti sono 48, 15 nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti pari a 3.257. I guariti sono 1.379, per un totale di guariti da inizio pandemia pari a 127.035. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 106 su 656 disponibili. Invece, per quanto concerne i posti letto di degenza disponibili, sono 3.160, mentre quelli occupati sono 1.405. E ancora il Covid protagonista, il cardinale Crescenzo Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al tampone per l'accertamento al Covid. Per questo motivo, fa sapere la curia, sta osservando un periodo di isolamento come prescritto, ma le sue condizioni sembrano buone. Il cardinale, originario di Carinaro in provincia di Caserta, solamente lo scorso 16 dicembre aveva presenziato all'ultimo miracolo di San Gennaro, quando in quell'occasione però il sangue del santo patrono non si sciolse, cattivo presagio per tutti i fedeli. Sepe lascerà l'incarico di arcivescovo della città di Napoli, dove gli succederà Mimmo Battaglia. Il cardinale è vicinissimo anche alla sua città natale e ogni anno ritorna nella piccola comunità dell'Agro Aversano per celebrare la Santa Messa in onore di Santa Eufemia. Ha ancora dei parenti a Carinaro e soprattutto tanti amici che gli vogliono bene, e già sono arrivati i primi messaggi da lui, anche dalla congrega. Supererai anche questa. Sepe, già a settembre, dopo un incontro con il presidente del Napoli in ritiro in Abruzzo, Aurelio De Laurentiis, rischiò grosso di contagiarsi da Covid-19, perché in quell'occasione il presidente azzurro risultò positivo al tampone, mentre il cardinale negativo. Il cardinale ha compiuto 77 anni il giugno scorso e chiaramente l'attenzione è alta, anche se le sue condizioni sono discrete. Restiamo a Napoli. A commentare i numeri Covid in Italia e soprattutto nella regione Campania è il primo cittadino, appunto, della città partenopea, Luigi De Magistris. Ascoltiamolo in questo servizio. Sono molto preoccupato anche di un dato di cui forse si parla, il numero dei morti. Il numero dei morti credo che a Napoli in Campania è molto alto. È molto alto e che va, secondo me, tracciato anche con una maggiore attenzione, se non ne siano, come dire, anche di più rispetto a quelli che ogni giorno ci vengono comunicati, e anche come le persone muoiono, dove muoiono, se la maggior parte delle persone muoiono in casa o muoiono in ospedale. Quindi il tasso di mortalità è alto, il tasso di contagio non è basso, stiamo in linea comunque con la situazione grave che c'è nel paese. Io credo che gennaio, febbraio e marzo saranno tre mesi, come sapevamo, molto difficili. Poi l'auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente, rapidamente, in maniera un po' più ordinata e organizzata. In autunno sono stati molti morti a Napoli, ci siamo dibattuti sui colori, su tante cose, ma secondo me il numero dei morti è stato molto alto, e questo ha avuto un suo trend esponenziale, a cominciare dal mese di settembre per arrivare fino a novembre. Cioè, io credo che l'autunno a Napoli e in Campania è stata caratterizzata da un'alta mortalità, e credo che tutto quel momento storico, anche di confusione e di conflittualità, in particolare sui colori tra governo e regioni, non abbia aiutato. Ecco perché c'è bisogno di armonia, adeguatezza e capacità di intervenire in maniera rapida. Cioè, credo che questa confusione sui colori non sta aiutando nel contrasto alla pandemia. Credo che in gennaio, febbraio e marzo bisogna continuare con delle restrizioni importanti. Io credo che l'inizio della liberazione progressiva dalla pandemia cominci dalla primavera. È da lì che si può, secondo me, misurare la rinascita di un paese. Oggi però mi sarei aspettato da parte del governo nazionale, in maggiore intesa con le regioni, una più capace convivenza col virus. Sono 155 i nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 2010, per una percentuale di incidenza ai test del 7,7%, in leggero calo rispetto a ieri.
Secondo l'ultimo bollettino sono 171 i guariti dal coronavirus, che portano a una diminuzione di 28 attualmente positivi nella provincia, ma aumentano ancora i decessi per Covid, che sono ben 12 nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di casi attualmente attivi sono Maddaloni con 240, Caserta con 204, Marcianise con 189 e Mondragone con 175. Restiamo a Caserta, la campagna vaccinale anti-Covid-19 della provincia di Caserta prosegue con grande velocità, organizzazione e professionalità. Così interviene la presidente dell'Ordine dei Medici di Caserta, Maria Erminia Bottiglieri. Il raggiungimento di questi obiettivi scaturisce dal lavoro di squadra tra l'ASL Caserta, il cui direttore generale Ferdinando Russo, e tutti i suoi collaboratori della direzione strategica e del territorio stanno gestendo anche questa fase dell'emergenza con grande competenza, e l'Ordine dei Medici. Sabato 9 gennaio hanno iniziato gli odontoiatri e lunedì 11 tutti gli altri iscritti. È un lavoro incessante e stressante che richiede un impegno di 12 ore al giorno di tante persone, ma vi assicuro che nonostante la fisiologica stanchezza collaborano tutti. Adesso cambiamo argomento. Il noto DJ Joseph Capriati, coinvolto in una lite familiare e ricoverato in ospedale, ha pubblicato un messaggio sui propri canali istituzionali. Sono vivo e grazie a Dio posso raccontarlo. Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, i miei parenti, amici, conoscenti e i tantissimi DJ e promoter che mi hanno dimostrato così tanto affetto in questi giorni. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato oramai. Chiedo solo una cosa, se è possibile, un po' di rispetto nei confronti di mio padre e della mia famiglia, poiché né io e nessuno di voi ha il potere ed il dovere di giudicare ciò che è accaduto. I drammi familiari sono all'ordine del giorno e soprattutto attenzione alla stampa, poiché, come ben sapete, le notizie spesso sono confuse e poco veritiere. Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui. Ora penso a guarire, a presto. E con la notizia di Joseph Capriati era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.